Bella a tutti ragazzi, bentornati di nuovo qui su Bannerlord. Ci avevamo le partite, ha formattato, ho perso tutto, ma comunque il nostro eroe Spalletti, ormai altro che... Ci eravamo fermati poi sul più bello che aveva recuperato lo stendardo, ma altro che stendardo, ha portato lo scudetto e ci siamo fermati quindi un botto di tempo fa, ancora non avevamo vinto lo scudetto, il terzo, e regà, non potevo lasciare questo gioco stupendo che mi ha sempre divertito, tra l'altro, lasciarlo così, senza neanche aver visto un assedio di proporzioni. Tra l'altro, nelle impostazioni stavo a vedere, raga, dove cazzo stavo? C'erano delle cose clamorose, che ho messo molta più gente. Prestazione, numero di cadaveri, livello illimitato. E poi c'era un altro anche, dimensioni tipo... Ecco, dimensioni di battaglia, livello max. Quindi, minchia, l'altra volta non l'abbiamo fatto. Basta parlare. Scusate, anzi, se vi ho trattenuto troppo a lungo, iscrivetevi. Allora, Spalletti non lo possiamo fare. La For storia, ragazzi, che la 500 years, metto. the cow. Già l'avevamo vista, sì, eh. La metto sempre nella stessa playlist. Quindi, sarà il primo episodio, ma in una playlist già ce ne saranno. Quanti episodi avremmo fatto? 6, 10, boh. Comunque, regà, allora, questi sono famosi per il commercio. Visto che Spalletti non lo possiamo fare, dobbiamo fare tipo me, un Dazzle che cerca di combattere contro gli YouTuber, gli altri imperi, YouTuber e Twitch. Questi carovana, però no, non so se questo... Reclutamento migliore delle truppe di fanteria, o regà, vorrei fare le orde di fanteria, proprio carne da macello, cavazzo. Pure perché non so come gestire... Un esercito grande, se eravamo fermati prima, Blandiani però 5 prestigio delle battaglie. No, vabbè, Sturgitani. Allora, ragazzi, ci faremo così. Altezza, dai, nella media. Peso dovrei aumentare qualcosina se sono io, ma alla fine non sono io, però. Compagno di un boiardo, commercianti. Qui, regà, io come vogliamo giocare? Gioco. Spada, scudo e le giavellotti vorrei giocare. Per come sono io, non tirerei con l'arco. Sto cercando di immaginarmi, no? In un passato. Quindi sarei illegale a volontà. Sarei illegale. C'è qualcosa qui che spinge l'astuzia. Eccolo, commercianti urbani. Proprio tattica. Beh, però mi ci vedo. Vagabondi? Eccolo, vagabondi. Bello, perfetto, col giavellotto. Vagabondo. Io, infatti, in quell'epoca mi sarei un basso profilo. Cioè, ma che se poteva scempo dei fancazzo. Devi stare attento a tutto. Vagabondo. Da bambino eri famoso per... Beh, mi fermavo mai in numeri, sicuramente no. Saperci fare conversione, dai, sì. All'epoca c'avevo più successo. All'epoca avevo più successo, socialità. Come tutti i bambini, anche tu hai aiutato nei campi. Inoltre, venduto, no, cacciato. Avrò alcuni progetti. Dai, pure un po' intelligente, se no davvero una capra, non lo sono. Progetti, crescendo in caldera la guerra... Chissà che armi ci dà, cioè ci ha dato l'arco e non mi piace, però vabbè. Crescendo in caldera la guerra, ecco, già incomincia a crescere i climi di guerra, io mi addestrerei con chi posso, però sì, face to face, non con le guardie di vita, andrei con a un soldatino, con la fanteria, certo la lancia a cavallo, però cazzo devi hai 4 slot, lancia scudo, spada, il giavellottino, non è male. Non è male. Incursori. Attenzione. Tanti giavellotti. La regola dei più giovani meno strutturati fisicamente o troppo poveri per comprare scudi e armature devono diventare incursori. Combattato con arco e giavellotto. Fuori dalla portata, no, io vado face to face. Face to face. Hai marciato con i seguaci in accampamento. Hai evitato di servire una delle compagnie più imponenti dell'esercito del regno, preferendo invece il suo seguito.
Mogli dei soldati, amanti e servi e chiunque altro sopravvive prendendosi cura, intrattenendo e ingannando i soldati. Eh no, sono io. Però che arma di merda, mi dà solo questa? Sono io. Hai marciato. Avrei fatto questo. Prima che intraprendessi una vita piena di avventure, il tuo miglior risultato è stato che... Hai trattato bene le persone. Infatti sono pieno di fascino. Certo, combattimento, vabbè, quelle le alziamo dopo. Come accade per molte famiglie della Caldara, la tua vita è stata stravolta dalla guerra. La tua casa venne distrutta, bastardi, dal passaggio dei eserciti. Alla fine hai venduto la tua proprietà e tu, tuo padre, tua madre e tuo fratello siete partiti verso una nuova città che credevate più sicura, ma non l'avevate mai raggiunta. Sulla strada della locanda in cui soggiornavate fu presa d'assalto dai predoni. I tuoi genitori furono assassinati brutalmente, lo aggiungo io, e i tuoi due fratelli più piccoli catturati, ma tu e tuo fratello maggiore riuscite a sopravvivere. Perché? Ma a quel momento sono una furia. Sono una furia, no, basta parole, basta ingannare. Ma non aiuto neanche nessuno, divento anche egoista. Metterei sottomesso. Pure abbastanza equilibrato. Scappato, no. Oddio, dipende, stai lì. Guarda che faccio, guarda quanto è cattivo adesso, mi piace. Mi piace, sottomesso. Davide. Davide, siamo fame. Davide, ragazzi, difficoltà realistico, modalità Iron Man, è via partita. Brother, it's been 3 days now we've been tracking those bastards. I think we're getting close. We need to think Ah about what beh, happened sì, when we dobbiamo catch them. andare a How are we salvare going to rescue our brother Fodor and e sister? Alisca. I nostri Oh, this looks like fratellini, an old. salto Are you sure about tutorial, that? All right ragazzi, then. ci... First, one other thing, brother. Oh, ho saltato il tutorial, sì. Ora, se non erro, ce lo dice, esatto. Qualche ora dopo il tuo abbandono del campo d'addestramento incontri un uomo ferito che riposa sotto un albero. Condividi con lui la tua acqua e cerchi di curare le sue ferite al meglio. Ti dice di essere un medico viaggiatore. Per ringraziarti del tuo aiuto ti consegna un piccolo manufatto in bronzo e ti dice di averlo ricevuto come pagamento da un guerriero che gli disse soltanto che aveva a che fare con la follia di Nerezhazzese. Pensa che abbia grande valore e decidi di volerne sapere di più. Ci danno il manufatto e ragazzi... A parte, esatto, decidere il nome della famiglia che sono i Soldiani. No, mettiamo così. Sol Invictus. Sol Invictus. E ci facciamo la bandiera, ma ora abbiamo la missione che dobbiamo andare a indagare, a parlare con persone note di questa follia di Nerezhes e così ci si sblocca. Noi, regà, avevamo interrotto proprio sul più bello. Come già detto, abbiamo recuperato lo stendardo tutto intero perché ci stanno, c'è un altro pezzo. Abbiamo recuperato lo stendardo, l'abbiamo e poi basta, ci siamo fermati. Dove sta il sole? No? Non trovo il sole. Mettiamo questo. Ecco il simbolino. Sì, ci piace. Ci piace. E quindi ora ve lo faccio vedere, a parte creare il clan, dobbiamo indagare, dobbiamo parlare con 10 nobili che sanno di quella famosa battaglia, perché poi si scopre che è una famosa battaglia. Io non andrò ogni volta a parlare, a leggere quello che dicono, perché bene o male le missioni sono sempre quelle, e quelle cose che già ho visto, andatelo a vedere al massimo nelle vecchie puntate. Siamo messo molto bene qui a fascino, lancio, perché abbiamo già... Equitazione male, equitazione. Per forza, perché il cavallo ce l'abbiamo. Casa nostra è a nord, ragazzi. Casa nostra è a nord. Noi ci facciamo un giro. Ci facciamo un giro. Andiamo qui. Passiamo per Cuiaz per vedere se becchiamo qualche nobile. Poi saliamo. Saliamo così, ce le facciamo tutte. Passiamo qui e andiamo a casa. Però ci dobbiamo fare per forza un giro per vedere se troviamo qualche nobile, insomma. Quindi passiamo per Poros. Ci serve pure gente. Come va la live? Bene, ok. Tutorial. Ah, già abbiamo trovato qualcuno. Quindi sorry il biondo. Non mi piace la birra. Reclutiamo, non c'è nessuno. Almeno un po' di grano lo compriamo. 23, manco te compro. Stiamo da soli. Questa che vuole? Ricettazione di beni, raga. Non ci interessa, non siamo qua l'uva, ma... Se costa poco, magari. Grano a 13, ne compro 100, 91 pacchi. Recluta. E abbiamo anche un compañeros. Già sovraccarico. Com'è possibile? Qua c'è un rifugio. Reclutiamo. Buoni questi qua. Grano
tirano a 13, dai, ne compro un'altra botta. Adesso stiamo aumentando Zionica. Speriamo che c'è un torneo. Non c'è un torneo, ma qui c'è gente importante. Il gruppo di Garios sicuramente non posso parlare. Alla fortezza mi chiedono $800, che non ho. Attendo per un po', sperando che si muove sto Garios che sta reclutando. Non si muovono, stiamo perdendo tempo e noi paghiamo intanto le tasse. Quindi vaffanculo. Vaffanculo. Però cazzo, era importante. Andiamo al Sasos. Diamo altri uomini. Non si sa mai se dobbiamo incontrare qualche cattivo. Poi qualche cavalluccio da comprare. A parte reclutiamo ancora. Acquista a 180 un cavallo di stomp, che non è male. Lo compro, raga, lo compro. Andiamo a Jalmyrs, altra capitale. Dimmi che c'è un torneo. Ho bisogno di sfoderare la spada, cavolo. Reclutiamo, non c'è nessuno. Mamma mia, che tristezza questo inizio. Andiamo verso Rotae. Anche qui vedo che c'è una missione in Cina, ma ormai siamo diretti. Ma che vuole questa, l'argentiera scorta la carovana. Ci servono un po' di soldi. Possiamo, però dove la devi portare? Io non voglio perdere tanto tempo. Ho sentito che... Non credo che tu... Non hai abbastanza troppo. Vabbè ragazzi, un inizio veramente povero. A parte che ho sbagliato a narrotare, dovevamo andare qui a sinistra. Quindi ritorniamo qua. Non vede questo. Il proprietario richiede l'accesso ai Josk. Questa forse si può fare. Li accompagniamo noi. Dove sta Josk poi? Ah, ecco. Quindi scortiamo questi tre. Che poi non capisco mai. Perché non vai diretto? Ah, ok, neanche li facciamo. Calma, calma. Ah, non impicciarti, le nostre greggi pascono. Non ci interessa che un ricco bastardo abbia dato un paio di secchi di denaro a qualche altro ricco bastardo. I vostri tribunali, gli atti di proprietà non hanno alcun valore per noi. Le tradizioni sono tradizioni e noi da qui non ci spostiamo. Nel caso che ti informi, proteggeremo le nostre terre. Si combatte, attacca. Prima battaglia, attenzione. C'ho il giavellotto, se non erro. C'ho il giavellotto, se non erro. Regà, attacchiamo. Ecco come va bene. Stranamente, ieri tutti i problemi. Non capivo perché. Infatti, oggi è un altro giorno. Sono tanti, Porco due, pezzi di merda. Imbarazzante, imbarazzante da... No, me l'hanno ucciso, vedi? Imbarazzante, imbarazzante, Davide. Ma siamo sopravvissuti alla prima battaglia. Questo è l'importante, abbiamo preso solo un parabracci. Però intanto ci devono aver pagato 350. 350 punticino di fascino. Ok, ritorniamo un attimo alla capitale per vedere... Anzi, qui... Per vedere se c'è qualcuno... Per riempire le fila, ottimo. Che cazzo è? Ho perso Clemente. No. Quindi sono rimasto onesto e generoso. Ci sono. Sono così. Ha fatto bene il personaggio. Mi rispecchia. Mi rispecchia. E finiamo le fila, dai. Voglio il gruppone. 21. Ne manca uno. Siamo a completo. Attenzione. Che cazzo è qua? Giustamente. Tutta fanteria, raga. Tutta fanteria. Qua mi libero pure del prigioniero. Via. E ritorniamo a andare a sud stavolta. Che avevo sbagliato. Sti banditi. Ah, siamo troppo lenti. Non c'è niente di che tanto. Scappano dinanzi a me. Andiamo a Artesia. Torneo. Torneo. No, è finito. Ah no, ok. Torneo, ragazzi. Ci vediamo subito. Andiamo subito a vedere che cosa c'è in palio. E tocca incominciare a scaldarci. Bello, un bell'elmo, protezione testa 26, comunque di grado 3.
E regà, per questo torneo punterei. Punterei anche 150. Siamo... Di solito quando è così li vinco. E qua nel mischione che è un casino. Quindi scommetto e dentro. Nei uno contro uno di solito ce la si fa. No, no, zio, scendo, scendo, vieni qua. Oh. Sono lento però. Porco due, ho rischiato, eh. Scudo. Scudo. Oh, pensavo che era morto. Invece mi ha dato che... Ci sto mettendo più del previsto. Uff. Speriamo che lo scudo è ancora... messo bene. E dai, l'ho preso i soldi, bro. Ecco, qui è un casino. Qui non scommettiamo. 4 contro 4. Buono, però c'è i giovellotti. Mamma mia, appena arriva il cavallo. Porco di! Ma che sfera! Uccidere gli arcieri. Porco di un giovellotto sprecato. No, ma... Ma porco due, sono scarsissimo. Hai rotto il cazzo. Porco due. Mamma mia, che bello. Stra. Porco due, quando sei... Me l'ha parata forte lui. Buono. Semifinale. Buono, buono, quando c'ho scudo e spada, raga. Merda, che merda. Oh, ma questo è grosso, eh? Perché impugna la spada? Bravo, sei bravo invece. Sei bravissimo, catafratto. E ora si punta per la vittoria dell'elmo più soldi. Così. Il maestro dell'arena sono io, era Spalletti. Oh, questo è grosso. Infatti, molla l'arco. Porco due, lo so. Vabbè, è una furia. È una furia. Sono anch'io una furia. E non fa quello che... Oh. Raga, questo mi si rompe lo scudo, eh. Meno male, meno male. Primo torneo, prima vittoria! 825 VC. VC. NBA. Ottimo, ragazzi. Ottimo. Un inizio che era partito male, diciamo, molto sulle sue. Ma ora, ma ora, ma ora. Che bestia. Andrei ancora di equitazione perché è veramente scarso, raga. A cavallo. E poi mo stiamo a posto. Andiamo a vedere... L'elmetto 26 di protezione. Bello pure con la piuma. Mi piace un botto. Mi servirebbe uno scudo, eh. Mi servirebbe uno scudo. C'è qualcuno qui alla taverna? Il figlio di nessuno. Mi piace il figlio di nessuno. E attenzione anche. No, affascino no. Però è anche intendente. Questo mi sembra più. Ma che abbiamo preso i soldi. Ci prendiamo il primo compagno, generoso, coraggioso, Clemente Scaltro. Mi piace, 22 anni, il mio
amico Cuzzato, Marshall, il figlio di nessuno. Il figlio di nessuno. Non c'è tanto da intendente, regà, me lo prendo. Pistio. Primo compagno. Oh? 535 valgono, cioè tanti soldi, però regà, come quartiermastro è più 17 al gruppo, più 17 al gruppo, più 17 al gruppo. Ora possiamo essere in 37. Vediamo come sta questo, che abbigliamento c'ha. Innanzitutto ti metto, zio, ti metto il casco di pelliccia, molto bello, c'è solo una sciabola. Vabbè, più avanti ti vestiremo anche a te. Andiamo a sud per vedere se troviamo qualche nobile qui sotto. Qui c'è sempre un via vai di gente enorme. Dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Niente, nessun nobile, raga. Nessun nobile. Catture lui. Catture ricchi non l'ho mai visto. Commercio. Recluta. Ci prendiamo un po' di egiziani, diciamo così. No, raga, risalgo su. Risalgo su, speravo di trovare qualcuno. Andiamo qui qualche missione a Fanab, ma non mi piace aiutare i locali. Però questa degli utensili non è male. Questa degli utensili non è male, anzi, vediamo subito se ce l'hanno qui. Non possiamo ingrossarci troppo perché comunque 76 di tasse. Sto andando un po' troppo spedito. Vediamo gli attrezzi quanto me lo vendi. Attrezzi a 2,20. Però mi paga. Ma sì, vediamo, ci regaliamo, dai, ma se andate al massimo combattiamo, vendiamo tutto. Tanto ci paga, ci dà le olive. Se non erro. No, non mi ha dato una lira? Non mi ha dato una lira, ma mi ha dato le olive. Dicio, normale. Le potremmo vendere tutte, per dire. E ci facciamo i soldi. Migliori rapporti qui a sud. Ma non mi interessa. Andiamo su, va. E se incontriamo qualcuno, andiamo pure. Saccheggiamo, perché ci servono i soldi. Questi 24. Battaglia tosta. Back off, stranger. Taglia impossibile. Unless you want trouble. Lascia perdere, sei libero di andare. Lascia perdere, perché entravano pure questi 15 e cominciava a essere un po' più ostica. Che maledetti, hanno sculato. Questo pure necessita di utensili, ma non ce l'ho più. Aspetta, ti vendo 2 olive per sopravvivere. Andiamo qui a sinistra. Andiamo verso quest'altra capitale, Caras. E poi Juribar di Caracas. Ci abbiamo solo un altro giorno di stipendio, poi... Che cazzo è, cose inutili, vediamo... L'olive è qua a 13, il prezzo è pure più basso. Ah, ci ha fatto una cazzata qui, utenzi. Costavano troppo. Arena! Arena! Vediamo subito che c'è in palio, che tocca pagare lo stipendio qui. Non possiamo scommettere, purtroppo. Pure il compagno è stato forse un azzardo comprarcelo subito. Vediamo se c'è il mio compagno qui. No, c'è solo il palisor il biondo. Belli, protezione vali di cotta, mi piace, cazzo, mi piacciono. Questa sfida la possiamo anche vincere. C'ho anche l'elmo. So. Non so più. Questo è proprio un elmo da cavaliere di Rohan. Che sei un lurido bastardo. Ah, 94 mi ha tolto. Io ho tolto 49. Lui mi ha colpito al cavallo. 48, sempre il cavallo. Mamma mia, che sfida con la cavaliere irlandiana.
Tiganbot. Tiganbot! Sì! Sì! Il giro di capo! Tosta! E questa sarà ancora più tosta. Con la balestra però. Bello! Morto subito! Guarda, fa fuori. Porco due, io l'ho schivato! E non muore mai! No, mi è morto il compagno qui! Ottimo! Ma guarda te! Bello! Bella la balestra comunque, eh. Voglio vedere se posso usarla a cavallo. Un fenomeno! Un fenomeno! Tutto. Scommetto tutto quello che ho. No, però a cavallo è tosto, guardate se perdo. Prendi la lancia, lurido. No, non così. Ma raga, questo è rischioso. Porco due. Colpisco il cavallo se tu. Ma è un destino di un cavaliere. Il destino di un cavaliere. Da bastardo. Porco due, che rischio. Sempre col cavallo sarà qui. Non posso montare perché giustamente non c'ho più soldi. No, arma a due mani. Perdere la finale fa male. Contro un sergente andiamo. Ma mi hanno messo l'arma a due mani così. Ma che delusione. Che delusione. Perdere così fa male, ragazzi. Devo vendere un botto di olive. Ero sicuro di vincere. Abbiamo preso un punticino. Mazza balestra, abbiamo preso 10 punti su questa partita. Non ci voleva. Questa è la magievolezza. Armi a due mani che stavo messo male. Tocca aumentare pure qua con la lancia, da cavallo. Ah, cazzo. Raga, continuiamo. Ci abbiamo ancora un po' di tempo. Inseguiamo questo. Primo nobile, inseguiamolo. Importante averlo trovato subito. Però, capito, si calmi. Va di fretta. Torneo! Altro torneo per rifarsi. Della disfatta, e che cazzo, fermate un po'. Vabbè, ci dirà che è una battaglia, è successo un sacco di cose, chi scendeva dalle colline, chi ha tradito all'ultimo, chi è stato, bla bla bla. Andiamo a fare sto torneo per poi chiudere in bellezza, spero, con una bella vittoria. Io qua salvo intanto. C'è anche un altro nobile, quindi importante. Vediamo.
Vediamo chi ci sta in palio. Che ci sta? Lo spacca ossa. Sta arena mi sa che è rotta, invece no. Vediamo. Entra. Bella, funziona, siamo usciti subito. A meno che non colpisco. Speravo che non mi colpiva. Niente, finito subito l'avventura. Ci sarà il nostro figlio di nessuno? No. Urundulf vince. Mamma mia, che amarezza. Che amarezza. Non c'è una lira. Non c'è una lira, raga. Vendo tutte le olive per pagare un altro stipendio. Questi uomini valorosi, ma non abbiamo una lira, dobbiamo cominciare. E rifugio. Base di banditi. Il rifugio è l'unica soluzione. Ok, raga, andiamo a liberare qui il rifugio. Rifà un po' dei soldi perché la situazione stava diventando critica. Sono ludopatico, scommetto troppo, un po' come fagioli. Arshul non lo porto, porto qui. Porto questo qui, una recluta sera. E andiamo. Non abbiamo lo scudo, quindi neanche... neanche mi sentirei di fare il duello finale. Ci mando loro. Con due tirano loro i giallotti questi. Porco due, ho ucciso uno dei miei. Ma me lo posso ripiare sto lancione, no? Almeno uno mi ha seccato. Mamma mia, come ha colpito quello male. Mamma mia, che gli passa i miei alleati sopra. Perfetto. Oh, raga, dobbiamo sopravvivere? Sto in mano a voi. Bello che i colori siamo gialli, giustamente. Neri e gialli, mi piace. Mettiamo pure un po' la forza fisica, raga, che non riesco a stargli dietro. L'ho fatto benissimo il personaggio. L'ho fatto benissimo, non riesco a muovermi. Ma che tira le pietre? Porco... ma quindi, se uno attacca... che ne so, quello attacca a sinistra, io attacco a sinistra, la para. Mi sa. Quindi devo fare così con le due armi. Com'era la prima persona? Se non mi ricordo. Guarda. Oh, se stanno a separare. Stanno a separare. Confido in lui. Confido in lui. No, morirà da solo contro tutti. Ah, buono, gli alleati sui fianchi. Come si muovono? Mo beccano tutti. Bravi ragazzi. E ora. Orco due, sono tanti, raga. Sono tanti e sono pure forti. Questi ci tirano. Io muoio sicuro. Non accetto duelli con i criminali. Beh, no. Vi prego, vincete. Bravi. The last one! Io ti faccio mio compagno di guerra! Last one, finalmente una gioia! Finalmente una gioia, regà, mi devo comprare uno scudo. Spero con tutta sta roba mi comprerò uno scudo. Non possiamo rischiare così, l'abbiamo vista bruttissima. Abbiamo visto bruttissimo, abbiamo 3000, battere e distruggere basi in effetti conviene. Ci vestiamo anche perché questa è più grossa, questa meno uno sulle braccia, non è che mi fa impazzire. Ah, ma non c'è bisogno di comprare lo scudo, ma non c'è bisogno, ce l'abbiamo qui. E c'è anche una spada in acciaio pregiato. Mi mancherebbe una lancia, che fa schifo questa. Però, buono. A lui.
A parte gli diamo un cavallo stumper, che è meglio di quello. Gli diamo pure sta armatura. Gli diamo pure sta lama affusolata. Gli diamo questo, è molto meglio, il giubbottino. E un parabraccio e delle scarpine. E delle scarpine. Ok, Ashula anche sta diventando un po' grosso. Purtroppo lui però, se non erro, Arshul non è forte con l'armi a mano, invece no, è fortissimo. Gli devo mettere un po' l'arco. Noi abbiamo preso un po' di punti, più estrazione, anche fascino. Me le voglio ingravidare tutte, quindi più 330% di probabilità di avere figli. Lo voglio, anche se più 3 prestigio quando vinci, ma tanto non vinco. Voglio espandere il mio seme. A posto, regà, io direi che per questa prima puntata, per questo ritorno a Barnard e tutto, ci veniamo un po' di roba, fa un po' di soldi, finalmente respiriamo, 232, respiriamo, facciamo altri 700, abbiamo un botto di soldi, mi prendo questo balestriere, questi pure se non erro diventano balestrieri, esatto, regà, un po' di balestrieri. Me li prendo, visto che abbiamo i soldi. A posto, bella, grazie del vostro tempo, alla prossima, bella.